Firenze ci ospita per il match di oggi, cornice meravigliosa per questa partita. Un saluto agli amici all'ascolto, in postazione come sempre con me c'è Stefano Nava. Per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi propone un match straordinario di Serie A. Protagonisti del match di oggi, Fiorentina e Napoli. L'11 titolare con cui scende in campo la Fiorentina. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa, il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco ovviamente. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. Si schierano in campo col più classico dei 4-4-2, 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 punte che devono reggere il peso dell'attacco. Credo sia scelta condivisibile da parte dell'allenatore, un modulo che garantisce la giusta copertura senza sacrificare la fase offensiva. Bravo qui a smarcarsi. La parata del portiere che dice di no. Cosa fa ora? Allan. Stiamo ancora aspettando il primo gol del match. Situazione di totale equilibrio. Palla buona per Insigne. Assegnata con uno splendido colpo di testa in tuffo. Eccolo qui il replay con il gol segnato dal Napoli. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Cross perfetto per l'attaccante che non si è fatto pregare e l'ha messa dentro. Ottimo l'inserimento e la conclusione, niente da fare per il portiere. Pronti a giocare con il Napoli che adesso deve gestire la situazione, sta conducendo la gara. Riconquista palla intercettando la traiettoria. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Non c'è molto da dire su questa prima frazione di gioco, Stefano. Sono un po' deluso, effettivamente le squadre hanno combinato poco o nulla. Napoli che ha chiuso avanti il primo tempo e che vuole amministrare questo vantaggio nella ripresa. Allan può crossare in mezzo, sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Lo vede Chiesa ed eccolo il gol del pareggio, sembrava finita. C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza evidentemente per evitare il gol. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Andiamo da Matteo Barzagli a bordo campo, partita la squadra partenopea. E dopo 90 minuti le squadre sono dunque in parità.